Come curiamo l'orto estivo in inverno? Come facciamo a fargli riprendere le sostanze nutritive che ha perso durante l'estate? Lo vediamo in questo video. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Quello che vi mostro non sono due secchi di spazzatura, ma sono due secchi di sostanze nutritive che valgono tanto oro quanto pesano per l'orto. Questo è il mio orto estivo, ora siamo in inverno, qui avevo i pomodori che ho già tolto, qui invece sono in ritardo, devo ancora togliere i teli, e qui abbiamo i peperoni, melanzane, insomma quello che abbiamo coltivato quest'estate. Anzi, vi faccio vedere per quanto riguarda i peperoni la stranezza di quest'anno. Abbiamo ancora peperoni, fegitelli, che ormai è ora di finire di raccogliere e togliere tutto, ma ne abbiamo proprio tanti, quindi abbiamo avuto un'annata spettacolare per i peperoni. Qui, come vi dicevo, avevo i pomodori. L'anno prossimo qui, cioè fra pochi mesi, metterò gli ortaggi estivi, quindi melanzane e peperoni in primis e tutte le varietà che ci vengono in mente, mentre i pomodori li sposterò da quest'altra parte. Ora, se voi guardate, siamo a dicembre, io i teli li ho tolti circa 2 mesi fa, ho pochissima vegetazione, mi sono cresciute pochissime infestanti, quindi questo è segno che la pacciamatura fatta con i teli, per quanto mi riguarda, è assolutamente da consigliare, mi trovo benissimo. Torniamo a noi, dobbiamo far recuperare al terreno le sostanze nutritive che ha perso durante la scorsa stagione. Io con cimichimici non ne uso, la roba più chimica che uso è lo stallatico pellettato, però mi aiuto con questi due preparati che naturalmente ho. A destra abbiamo la paglia sporca delle deiezioni delle galline, ho appena pulito il pollaio, quindi è fresca fresca, mentre a sinistra abbiamo la cenere di legna prodotta dal mio camino. Sto bruciando soltanto pesco in questo periodo, quindi è legna assolutamente naturale. Ora, se a destra abbiamo grandi sostanze nutritive come l'azoto, potassio, fosforo e quant'altro, a sinistra abbiamo una vera e propria fonte di ricchezza di calcio. La metà circa in peso di quello che vedete, di quella cenere, è formata da calcio, circa il 40-45%. Il resto abbiamo potassio, magnesio, tutto quello che ci può servire, sali minerali. Vi lascio qui in descrizione la quantità massima di cenere di legna che si può mettere nel terreno, perché il problema è che se si esagera si tende ad acidificare il terreno e non va bene. Questo è un concime eccezionale per quanto riguarda i pomodori, che sono veramente affamati di calcio. Infatti la fisiopatia più comune, che è quella del marciume apicale, succede proprio perché o la pianta non riesce ad acquisire il calcio o perché proprio non c'è calcio nel terreno. Quindi io adesso preparerò questa parte dell'orto stendendo queste due concimi naturali. La stesura è veramente veloce e semplice, non sarebbe neanche da fare un video, però vi volevo far vedere come curavo io il terreno di anno in anno per poi avere l'anno dopo un terreno soffice, morbido, ma soprattutto molto molto fertile. Infatti, a parte, come vi dicevo, lo stallatico pellettato, non metto altro. Per le deiezioni delle galline in inverno non faccio pollina, quindi butto direttamente nel terreno quello che c'è, quello che mi producono, e poi ci penseranno le piogge durante la stagione invernale a far sciogliere il tutto. Vi mostro proprio velocemente, ma giusto a livello accademico. Vi volevo far notare una cosa, questo trattamento l'ho fatto nell'altra parte dell'orto 10 giorni fa, nel frattempo ha piovuto, solo per farvi vedere che non c'è rimasto più niente, ecco, giusto forse dove ho esagerato un attimo con le dosi, ecco qui, questo con le piogge è già penetrato nel terreno, sta già facendo il suo lavoro. Io qui poi nel terreno butto tutto ciò che è organico e che mi possa farvi aiutare a fare da concime. Ad esempio, avevo pulito dei legumi e le bucce poi le ho messe direttamente qui, vedete? Questi di fagioli. Bene, adesso a breve, appena ho il coraggio, mi metto, pulisco ancora qui e faccio lo stesso trattamento.
Con la cenere, come vi dicevo, io non tendo a esagerare. Fatto adesso, ripeterò il trattamento tra un paio di mesi e basta, con la cenere ho finito. Mentre con le deiezioni delle galline, quello che c'è da fare lo faccio, nel senso quando ce le ho le butto direttamente nel campo. E vi dico la verità, anno dopo anno più lavoro la terra, più la tratto così e più vedo che mi rende bene. Non ho assolutamente problemi di nulla, non ho carenze organiche, nutritive, non ho carenze di nulla. Quindi se avete a disposizione la cenere di legna e magari appunto le deiezioni delle vostre galline, potete utilizzarle così, ma tanto se abitate in campagna già lo sapete, insomma non ho... Come dico spesso, non abbiamo inventato nulla. Ovviamente adesso no, ma appena possibile, nel giro di un paio di mesi, magari verso marzo, all'inizio di marzo, darò poi una prima smossa con il motocoltivatore, ripeterò poi i trattamenti e darò un'altra girata col motocoltivatore, in modo tale che sostanze nutritive penetrino bene nel terreno, ma già così vi assicuro che non rimane nulla in superficie. Se mi avete seguito negli altri video sapete anche che io preparo il cippato con le ramaglie fresche, ecco, ne ho ancora un po' da parte, quindi nei prossimi giorni metterò anche del cippato. Quello mi serve per mantenere poi morbida e sciolta la terra, il terreno. E in più col tempo, avendolo reso a scaglie, quindi avendolo cippato, è molto più semplice che si decomponga, è molto più veloce la fase di decomposizione, quindi diventa humus. È stato un video molto veloce, molto breve, spero di aver dato qualche spunto a qualcuno. Vi invito, se vi va, di iscrivervi al canale e poi di attivare la campanella, così poi YouTube vi manda le mail ogni volta che pubblico un video. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me. Buona giornata.